Confidenza con Daniele Lucchetti per la regia, Elio Germano il protagonista, Vittoria Puccini e Federica Rosellini. Mi piacerebbe cominciare proprio dal titolo, Confidenza, le confidenze, i segreti molto intimi, quanto contano in una relazione e quanto possono danneggiarla? Io penso che se una relazione è veramente paritaria, se nessuno si sente messo in discussione dai limiti dell'altro, forse i segreti si possono anche raccontare. Però non so quanto sia possibile, anche perché i rapporti di forza nelle relazioni ci sono sempre, a volte si rovesciano in continuazione, e quindi quello che oggi posso accettare di te, il giorno dopo posso rivoltarlo contro di te. È quello che oggi ti racconti in intimità e che ti fa sorridere, il giorno dopo me lo puoi vomitare addosso come un'accusa. Questo perché i rapporti per fortuna cambiano continuamente, quindi l'intimità eccessiva può avere un pericolo. Però sicuramente il film racconta il fatto che i rapporti di forza a volte, quando sono durevoli a senso unico, sono opprimenti. E costringe a volte una persona o due a fare sì che l'altro ti riconosca di essere dominante, ma non ti ami più. Una cosa che mi ha colpito molto del film e di cui avete parlato in conferenza stampa è questo sentimento di essere degli impostori, in particolare per gli interpreti, vedo che l'avete vissuto con grande intensità. Ciascuno dei vostri personaggi si sente un impostore, ma in modo diverso. Ecco, forse l'unico che non si sente troppo impostore è il personaggio di Federica, però, ed è forse la più onesta. Vi chiederei di parlarmi di questo. Ah sì, sai, è una patologia quasi sociale oggi, nel senso che appunto dovendo dimostrare, ecco, costruendo le nostre rappresentazioni appunto di credibilità, cioè impegnandoci tanto su questa cosa che è una dimensione esteriore, per forza di cose poi ci dimentichiamo delle nostre volontà, tante volte ci dimentichiamo davvero cosa vorremmo fare, cosa ci piace fare, no? Talmente siamo dentro in quello che dobbiamo per esigenze appunto sociali. E quindi certe volte facciamo delle cose nella vita che non sappiamo neanche se le vogliamo, se veramente le abbiamo cercate. Quindi quando ti riguardi, diciamo, indietro, dici: ma io perché sono diventato questa cosa? Perché sono questo? Perché l'hanno voluto le persone attorno a me? Cioè, pensiamo nei casi in cui una persona, insomma, fa l'avvocato perché la famiglia fa l'avvocato, poi diventi quella cosa lì, ma non sai se davvero è venuta da te o è stata una cosa esterna, esteriore. Quindi puoi sentirti un impostore, puoi sentire che la tua vita non corri, il personaggio che stai interpretando sul palco della vita non è quello che senti di fare, che ti corrisponde. E questo poi può dare vita nel mondo reale a delle patologie serie, a gente che esplode di rabbia o a delle trasformazioni, cambi di vita radicali. Noi, per fortuna, facendo questo gioco continuo di metterci nei panni degli altri, lavorando appunto con le imposture, con le finzioni, insomma, siamo più non ci sconvolgiamo più di tanto, però è una cosa che purtroppo avviene a tutti, insomma, o per fortuna, chissà. Il mio personaggio si autosmaschera in realtà, cioè è lei che proprio dichiara apertamente a se stessa, al marito, io non ho gli strumenti per arrivare a livello di realizzazione professionale e sociale dove voglio arrivare, quindi utilizza il marito per questo suo scopo, alla fine dice, punta tutto su di lui, sarai tu che in questa vita farà cose interessanti, io ti vengo dietro, ti sostengo e in realtà comunque anche lei anche quando riesce a trasferirsi finalmente appunto in una casa, in un quartiere centrale di Roma, e quindi a spostarsi dalla periferia e a entrare in contatto con quella società che lei in qualche modo ammira e alla quale aspira, è come se recitasse sempre un ruolo, ma mantiene sempre una condizione di disagio che l'accompagna, questo non sentirsi all'altezza delle persone che frequenta e delle circostanze che vive. È chiaro che Teresa, a modo suo, invece, secondo me, desidererebbe essere un impostore. nel senso che a un certo punto lei tenta di. Ci sono dei talenti che ti mangiano la vita.
Ci sono dei talenti che veramente sì, ti divorano la vita e magari ti portano in un luogo in cui per qualche ragione tu non vorresti andare. Quindi io credo che lei a un certo punto faccia questo tentativo, ma lui, che invece è molto più ambizioso per assurdo secondo me di quanto non lo sia lei, attraverso di lei cerca, no? Insomma, volendola aiutare, ma in realtà la sposta da un posto in cui lei aveva deciso di mettersi. E secondo me questo è, rispetto al personaggio di Teresa, è molto interessante, ed è anche molto interessante rispetto appunto ai vari femminili di questo film, per cui che hanno un rapporto con l'essere impostore differente da Nadia al mio. Forse come dire, la speranza sono le donne del futuro, no? Emma in fondo, no? E quindi l'idea che uccidendo i padri si possa invece andare in un altro luogo. Questo film, la storia di questo film, guardandola dall'esterno, è molto semplice in realtà. È la parabola di vita del protagonista, interpretato da Elio. Ciò che è veramente consistente è la complessità delle emozioni, dei sentimenti, degli stati d'animo dei personaggi. Ecco, mi chiedevo quanto è stato difficile restituirli sul grande schermo, passando dal libro di Starnone. E tutti i miei film, in particolare quelli che riescono meglio, hanno un grande lavoro di stratificazione. Stratificazione significa che prima c'è un soggetto, in questo caso considero il soggetto il libro, e poi c'è una stesura di una sceneggiatura in cui aggiungi una dimensione, che è quella della struttura narrativa, delle fondamenta dei personaggi, della parte visibile dei personaggi. Poi c'è la scelta del cast, perché ovviamente ogni personaggio può essere illustrato con dei volti totalmente opposti e ognuno produce dei significati diversi. Poi c'è la costruzione dei personaggi con il cast. Significa, ok, qui tu sei una studentessa brava, modello in matematica, ma che cosa vuol dire brava? Federica adesso diceva una cosa molto giusta, diceva lei è una che ha terrore di essere, vorrebbe essere un impostore, perché se sta dentro il suo talento è condannata per tutta la vita, già a 16 anni sa che cosa diventerà, ed è quello che lei sa, sente, che già sa. E il tema di Nadia è il tema del fallimento, no? Se lei ascoltasse se stessa sarebbe già in una condizione di fallimento, no? Quindi questa è una stratificazione di sentimenti che cerchiamo. Una domandona enorme in questo film: qual è il segreto? Che cosa si dicono all'orecchio? Con Elio ne parlavamo un giorno sì, un giorno no. Poi questa dimensione di stratificazione continua, lavora anche in profondità, cerchi sottotesti, a volte fornisce un sottotesto che è incongruo con la scena ma che moltiplica i sensi in una maniera anche incontrollabile. Cioè, a me piace quando a un certo punto uno vede una cosa che per me è stata un ulteriore strato logico, istintivo, affettuoso, affettivo, di ispirazione, e poi ci legge mille cose. Questo è stratificare, creare il senso stratificando. Ecco, mi chiedevo anche per voi la difficoltà nel restituire tutte queste emozioni, anche recitando, come dicevate in conferenza stampa, con un sottotesto diverso da quello che la scena manifesta. Beh, come nella vita, sai. Nel senso che è strano piuttosto quando ci chiamano a fare il contrario, cioè a dire esattamente le cose che noi sentiamo. Nella vita non ci capita mai che diciamo ti voglio bene, ti voglio male, oggi come se no, diciamo sempre apri la finestra, buongiorno, che stai a fare, o per dire ti amo, per dire, ci appoggiamo sempre ad altre cose, e quindi questo fa sì, ci ha aiutato a fare di questi personaggi degli esseri umani. Con le loro ricchezze, con i loro nascondimenti. Ecco, spesso i personaggi dicono tutto mentre quello che vorrebbero tranne che quello che vorrebbero dirsi. E questo nella vita ci capita spessissimo. E quindi spesso abbiamo lavorato proprio in queste direzioni sul set, cambiando il testo che dicevamo, ma soprattutto cambiando quello che c'era sotto quel testo che dicevamo. Ecco, non era qualcosa di liquido, non era una cosa di prestabilito, insomma.